Ciao a tutti, bentornati nel mio canale La Luna Nera e benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi parliamo del due di fiori, la superbia. La superbia viene raffigurata nelle Sibille con l'animale del pavone. Vediamo qui un pavone intento fare la ruota. Dentro immaginiamo un cortile perché alle sue spalle si erge un muro a protezione appunto dell'animale. Le sibille vogliono dare significato a questo splendido pavone, il significato appunto di superbia, vanità, una persona appariscente, che gli piace va vanitosa, che gli piace mostrarsi. Io questo significato glielo do quando la troviamo al contrario. In questo caso sì, gli attribuisco tutti i significati che vi ho appena detto. Mentre al diritto la ritengo una delle carte più belle del mazzo e capace con la sua positività di attenuare se non addirittura annullare la negatività delle carte che lo circondano. Facciamo per esempio, facciamo un piccolo esempio. Ci fosse per esempio il sette di picche. La disgrazia, ecco, la disgrazia può essere un incidente, che sia un incidente domestico oppure con mezzo di appunto, un incidente domestico, non so se si vede bene, facciamo così. Un incidente domestico oppure in movimento, tipo automobile, bicicletta o una moto, con il due di fiori fa in modo che questo infortunio sia di lieve entità, quindi che non sia per fortuna tragico, ma solo un piccolo inconveniente di percorso. Il due di fiori viene associato anche agli piccoli spostamenti, quindi anche in questo caso possiamo prevedere che a breve faremo una piccola gita, una gita che vi piacerà molto, può essere al mare, in montagna o comunque una gita culturale, qualcosa che vi piace, di vostro interesse, che magari era tanto che volevate fare questo piccolo spostamento, però sarà uno spostamento nell'arco di una giornata. Se per esempio appunto ci fosse anche i due di quadri, la lettera, possiamo dire che potrebbero essere dei biglietti aerei o un biglietto del treno appunto per spostarsi. Con il 5 di cuori può essere, vi faranno un invito a un evento che voi aspettavate, l'invito in trepidante attesa di questa persona, comunque a questo evento. Ovviamente ci andrete e sarete entusiasti di questo evento a cui andrete. Però può esserci per esempio anche i 10 di picche, che vedremo più avanti. I 10 di picche sono anche i segreti che una persona può avere, e con il due di fiori potrebbero esserci dei segreti che stanno per venire fuori. Quindi bisogna fare attenzione con chi si parla e che argomenti affrontiamo con quelle persone. C'è anche una bella storia mitologica dietro al simbolismo del pavone.
oltre a quella mitologica, anche quella cristiana. Ho creato un piccolo post di spiegazione, appunto del simbolismo del pavone, sul mio sito noncicredopero.it. Così ve lo leggete con calma perché è molto, molto carina e da un lato tragico-romantica e dall'altro diciamo così un po' surreale, però merita 2 minuti di attenzione perché è veramente carina. Ho creato questo sito, l'ho chiamato Non ci credo però, perché quando mi capita di fare le carte, tantissime volte, mi capita qualche persona che si siede davanti a me e inizia col dirmi Non ci credo, però mi fai un giro di carte e quasi sempre, le persone restano veramente sbalordite. Da quanto sono chiacchierine queste carte, le mie amate sibille, perché ovviamente quando incontri una persona che non conosci, non sai assolutamente nulla di lei, e gli fai fare questa stesura. E li vedi comunque, non dico che cambiano colore, però ti guardano come per dire: ma come fa questo a sapere queste cose? Non sono io che le so queste cose, sono le carte. Quindi è veramente un mondo a mio avviso veramente magico. E appunto ci sono queste cose, non ci credo, però. E quindi ho chiamato il sito così. Troverete sul sito, oltre alle spiegazioni delle carte, che ovviamente caricherò di volta in volta, e anche altre piccole curiosità del mondo, appunto, del non ci credo, però non si sa come mai succedano queste cose. Io per il momento vi ringrazio come sempre per l'attenzione e se volete vedere in anteprima, diciamo così, i prossimi video che caricherò, iscrivetevi al canale così vi verrà avvisato immediatamente quando ci sarà un nuovo video online. Per il momento vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Silvia, ciao!